Buongiorno e benvenuti a un nuovo video di Storia dell'Arte. Oggi affrontiamo alcuni temi legati alla diffusione della fotografia, non considerandola nel suo sviluppo come forma d'arte a sé stante, ma nei suoi rapporti con la pittura o le esperienze artistiche più recenti. Infatti, con le nuove possibilità tecniche offerte dalla fotografia, l'arte è libera di sperimentare nuovi linguaggi e temi, non essendo più legata pedissequamente alla rappresentazione della realtà. Tra le prime forme di sperimentazione pittorica legate alla fotografia troviamo l'impressionismo. La possibilità di riprodurre in tempi relativamente brevi delle immagini con il nuovo mezzo tecnico spinse la pittura verso uno studio più libero della natura, concentrandosi in particolar modo sulla teoria del colore o sul problema del movimento. A tale proposito è interessante notare ad esempio lo studio sui movimenti del cavallo reso possibile dalle foto di Muybridge citate nel video precedente. Se si osserva infatti questo quadro di Géricault, si può notare come il movimento degli animali sia rappresentato arbitrariamente. In quest'opera di Degas, invece, vediamo che grazie alla fotografia tale movimento è reso in modo perfettamente aderente alla realtà. Sempre nell'ambito della pittura di Degas, il taglio dei quadri e le pose delle ballerine sono state rese possibili proprio dall'uso della fotografia da parte dell'artista. Le stesse considerazioni valgono anche per altri artisti della stessa epoca come Lautrec. Nell'ambito delle avanguardie storiche, la fotografia trova un'ampia applicazione per lo studio e la resa del movimento. In questo quadro, ad esempio, Duchamp utilizza alcune foto di persone in movimento di Muybridge e Marey per scomporre e rappresentare il dinamismo di un nudo che scende le scale. Lo stesso approccio si può notare nel futurismo, nella bambina che corre sul balcone di Balla o nei lavori fotografici di Anton Giulio Bragaglia. In quest'ultimo caso, in particolare, la fotografia sembra essere lo strumento più adatto per tentare di catturare anche l'anima del soggetto, sfociando quasi in una visione spirituale o esoterica della realtà e rivelando i legami del movimento con il simbolismo solo apparentemente inusuali. Tra i grandi sperimentatori di questo periodo si annoverano anche Marey e John Hertfield. Il primo realizza i cosiddetti reogrammi, giocando con il proprio pseudonimo. Egli era solito poggiare degli oggetti sulla carta fotosensibile secondo il linguaggio dadaista che si basa sulla casualità per registrarne le impressioni. Il secondo, invece, utilizza la tecnica del fotomontaggio, desumendola concettualmente dal collage, per creare immagini di forte impatto e per operare una acuta critica nei confronti del regime nazista. Negli anni 60, con lo sviluppo della tecnica e dei linguaggi pubblicitari, la fotografia diventa lo strumento privilegiato della pop art. Essa permette la replicabilità potenzialmente infinita delle immagini, come accade ad esempio nelle serigrafie di Warhol, oppure fornisce la base per lo sviluppo dell'iperrealismo che sembra quasi voler competere con essa. Ma la fotografia può essere utilizzata anche per creare un archivio di immagini come supporto al lavoro artistico, secondo l'uso iniziato dagli impressionisti. Francis Bacon, ad esempio, usava collezionare centinaia di foto di ritratti con deformazioni, da cui traeva spunto per le sue figure urlanti. Nelle arti performative o nella land art, l'uso della fotografia è diventato di primaria importanza. Infatti, data la natura spesso effimera delle opere, la documentazione fotografica o video diventa essenziale per tramandare la memoria o per inserire le opere stesse nel circuito economico. In altri casi, infine, le immagini fotografiche creano interessanti paralleli tra quanto esposto in galleria e l'opera realizzata altrove e destinata alla distruzione con il passare del tempo. È il caso, ad esempio, delle opere di Robert Smithson. Oppure la fotografia può testimoniare installazioni temporanee come avviene nelle opere di Christo e Jean-Claude. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.